Mi chiedo effettivamente quanti regni in totale dovremmo visitare. Certo, ti dico, non mi aspettavo che saremmo già giunti alla fine nel regno precedente. Quello deve essere il re d'ossa, giusto? Il signore delle ossa. Comunque, non mi aspettavo che tutto il gioco si basasse sul regno di prima. Però, effettivamente, mi chiedo anche quanti regni in totale dovremmo visitare. Minchia, che colpo! Dai! Vabbè, non era un critico, però. E di danno non abbiamo preso granché, eh. Non abbiamo perso quasi nulla di vita. Fammi vedere una cosa. Ok, la collera la perdiamo solo se effettivamente colpiamo qualcuno. Se la usiamo e basta, non consumiamo nulla. Va bene, grazie della reliquia. E tu, Got. Mi chiedo se però, ancora d'ora, ci sia modo di aumentare la quantità di oggetti curativi, o appunto l'oggetto che ci ridà la collera, andando avanti. Perché 5 sì, non sono poche, ma non sono neanche troppe. Vediamo qua cosa c'è invece. Se si può proseguire, qualcosa si deve nascondere. Ecco qua, magari anche un oggettino del culo, magari anche solo una cesta, però siamo in una zona nuova. Magari qualsiasi oggetto può essere utile. E invece non c'è nulla. Fantastico, mi sento scammato. Beh, vediamo cosa si nasconde qua dietro. La breccia, Uff, meno male che era già impostata, aspetta. Ecco qua, rimettiamolo che si sa mai che ci possa essere d'aiuto. Eccoci qua. No, troppo. Ho lasciato... No, beh, non è vero, in realtà potevamo scendere. Però qua mi sa tanto che non c'è nulla. Non è vero. Non è vero perché si può salire. E forse un oggetto c'è. Sì, bisogna solo continuare a salire. Ecco qua. Perfetto. Tre ceste addirittura. Ok. Non posso. Lo so che non puoi. Ci servono dei pesi. Ci servono dei pesi per poter attivare. Ok, dovremmo fare un giro strano probabilmente, ma si può raggiungere in qualche modo. Iniziamo a scendere qua sotto. Allora, questo. Eh sì, certo. Secondo me uno dei prossimi oggetti è qualcosa che rallenta il tempo. La butto lì. Perché qua sicuro. Guarda, non so se era... se era contato che io facessi questa roba. Però penso di sì a questo punto. Perché non vedo altro luogo dove, dove mettermi. Ovviamente. Ecco qua. Madonna mia, gli spacco tutti la faccia. Qualcun altro? Già finita? Così? Che tristezza. Allora, se proseguo di qua si torna indietro. Esattamente. E questa si disattiva. Da questo lato invece si prosegue bellamente. Ok, vediamo. Ok.
Questo vuol dire che devo usare la caccola qui per farlo spostare il ponte, giusto? Forse no, però la caccola ci serve. Prendiamola che non si sa mai. Vediamo se effettivamente ci serve. Sì, credo che ci serva, perché ci serve per attivare questo ponte qua. Il punto è che non so se ci arrivo da qui. C'è il sasso gigante. Però aspetta, in teoria... Allora, proviamoci. Non ci conto, ma... No, non ce la si fa. O meglio, ce la si può fare, ma... No, beh, in realtà è molto più semplice. Probabilmente si può fare tranquillamente questa parte. Solo che non sono stato abbastanza veloce io. Però di qua si può tornare indietro. Per quale motivo? Forse mi permetti di sparare da questa parte? Scopriamolo subito. Allora, intanto questo lo lasciamo qui. Perché se hanno messo questo qua... Ah, ecco, lo sapevo. Vuol dire che bisogna proseguire per forza da qui. Ecco fatto. E abbiamo trovato due ceste. Vediamo. Ok, delle falci. Perfetto, che ci servivano, perché dobbiamo vendere le nostre. E un altro amuleto. Belle, tra l'altro, fa vedere. D'estetica, più vanno avanti più sono belle. Cioè, le nostre sì, sono carine, ma niente di eccezionale. Nonostante la loro potenza, però. Anche se questo qui che abbiamo appena trovato sembra molto migliore rispetto al nostro. Danni da colpo critico, ma abbassa la probabilità di colpo critico. E ci diminuisce la collera e l'arcano. Però ci dà 5 di esperienza, quindi dai, va bene. Vediamo se possiamo potenziare questo. Con l'oggetto blu o con la falce? Facciamo oggetto blu e oggetto verde. Ci aumenta la difesa a 77 e noi continuiamo ad aumentare la difesa. La difesa la dobbiamo boostare, ma proprio a dei livelli atroci. Tra l'altro abbiamo forza 129 e difesa 521. Mi sembra abbastanza. E tra l'altro c'è una cesta anche da quella parte. Il che vuol dire che in qualche modo ci possiamo arrivare. Tra l'altro da qui non vediamo assolutamente nulla. Speravo che da qua in alto riuscissimo a vedere il posto dove sparare. Ma a quanto pare non è così. Anche se anche da quella parte c'è un bastone. In teoria io credo che serva usare uno di questi. Ma non ho idea di come ancora possiamo usarli. Non mi viene nient'altro in mente se non dover sparare per forza lì, ma a sto punto credo di essere io stupido. Che non ho usato... L'unica abilità che dovevo usare non l'ho usata. Fantastico, sono un genio. Però, alla fine, eccoci arrivati alla chiave. Perché sicuramente è quella, ovvio. Grazie. La chiave dello scheletro. Che è sto tremore? Ovviamente nemici. Posso ucciderli? Sì, posso ucciderli con un colpo solo. Però sai che ti dico? Ci vuole più tempo ad ucciderli con un colpo solo che a fare questa roba qua. Ecco fatto. Pezzi di equipaggiamento sono sempre ben accetti. Oh, comunque, potenziati come l'abbiamo potenziati finora. Sti nanerottoli qua menano, eh. Sembravano tanto inutili, ed effettivamente tutta la grande utilità non ce l'hanno, però hanno il loro piccolo bonus, sicuramente. Torniamo indietro, grazie ai pali, e finalmente andiamo ad usare la chiave. Tra l'altro ho appena notato... sto dettaglio incredibile.
Più ti avvicini alla porta, più gli occhi si aprono. Ma che figo, guarda. È una cagata, ma è bellissima. Gnammete. Buona sta chiave. È figo perché guarda, più ti allontani, più si spengono, più ti avvicini, più si accendono. Sono dettagli interessanti questi, Può non sembrare, ma sono figate. E ora si prosegue passando per i muri. Ovviamente. Madonna mia. E questo è il livello dei nemici attuali. Ho paura io per voi. Sicuramente. Dietro la porta proprio. In questa zona troveremo un nuovo oggetto da utilizzare. Sicuramente. Come la pistola e come il guanto che si allunga. Allora, qua c'è una cesta. Io andrei subito a prenderla. No, non c'è, è dietro al muro. Va bene. Madonna mia. Spacco la faccia a tutti se vi avvicinate ancora. E siamo aumentati di livello. Porca troia, vi devasto. E qua invece abbiamo il caccolone giallo. Ok, a cosa mi servi? A distruggere quei cristalli. Ok, allora. Puffete. Ottimo. Allora, dobbiamo salire da questa parte e farci tutto il giro super in lungo. Qua c'è qualcosa? Ovviamente no. Sia mai che ci sia... Dove vai? Sia mai che ci sia nascosta una cesta. Allora, di qua è probabile che si prosegue. Ma se io scendo, dove finiamo? Probabilmente dove si nasconde la cesta. Ok, ho sbagliato. Allora, iniziamo ad arrivare qua. No. Allora, è ovvio che io debba usare il mio rampino magico, ma non c'è ancora modo di arrivare di là. Forse prima dobbiamo salire per davvero. Va bene, saliamo di sopra allora. Magari ci si arriva anche dall'altra parte. Apriamo la cesta. Ok, sempre roba verde. Vediamo se possiamo potenziare ancora questo. Allora, la falce ce la dobbiamo tenere. E non mi va di usare il talismano. Non sono sicuro di aver fatto la cosa giusta. E invece sì, perché il gioco mi dice di tornare di là. Oh, aspetta, siamo da un'altra parte forse? Ah sì, siamo da tutt'altra parte. Ah, E che scemo, non riuscivo a riconoscere dove eravamo. Ah, vabbè, si prosegue allora.